Il crowdfunding prevede una raccolta fondi popolare con una base di donatori più ampia possibile. A quale scopo? Noi ne abbiamo individuati almeno due. Intanto avere tanti donatori vuol dire chiedere a tutti una donazione economica piccola, non impattante, parliamo anche di 5-6 euro, insomma poco più di un gelato. Ma soprattutto nella convinzione che il mulino scodellino sia patrimonio comune, ci sembrava lo strumento finanziario più coerente per realizzare un museo digitale per gli scolareschi, i turisti, le famiglie e chiunque vorrà visitare il nostro mulino. Siamo qui dunque per chiedere a ciascuno di voi di diventare donatore del mulino e diventare cofondatore del museo digitale che costruiremo grazie a questi fondi. Attraverso i racconti storici e le testimonianze reali vogliamo sviluppare un percorso culturale che usi le moderne tecnologie per raccontare a tutti i visitatori com'era la vita al mulino, come avveniva la macina, con quali contratti commerciali e così via. E vogliamo fare tutto questo spiegando l'importanza degli elementi naturali, stimolando uno stile alimentare corretto, enfatizzando insomma la qualità della vita. Questa è la nostra visione di una comunità reattiva che si fa carico del patrimonio locale, se ne prende cura e lo fa evolvere nel tempo utilizzando i linguaggi moderni dei giovani. Per questo vi chiediamo di donare su ideaginger.it.